tutti, bentornati nella mia cucina. Oggi un secondo veloce, gustosissimo, buono da provare. Tocchetti di salsiccia con peperoni, patate, qualche cappero e delle olive. Io ho iniziato già tritando la cipolla, ora taglieremo a pezzettoni le patate e anche i peperoni. In una padella io ci ho messo uno spicchio d'aglio, ci vado a mettere la cipolla tritata e un po' d'olio. Facciamo rosolare un po'. Rosolata la cipolla e l'aglio, aggiungiamo la salsiccia e facciamo rosolare. Rosolata da entrambi i lati, sfumiamo con un po' di vino. Sfumato il vino, scoliamo la salsiccia e la mettiamo da parte. Ora invece facciamo cuocere le verdure. Qui ci aggiungiamo le olive che ho denocciolato e i capperi. Saliamo leggermente perché ci sono i capperi che sono già salati. Io ci aggiungo anche un po' di pepe. Due foglie d'alloro e un po' di origano. Aggiungiamo un po' d'acqua. Copriamo e lasciamo cuocere. Quando mancano circa 15 minuti per la fine della cottura, andiamo ad aggiungere nuovamente la salsiccia, così termina di cuocere anche lei.
e io aggiungo anche un po' di passata di pomodoro, non tantissima. Perfetto, copriamo e lasciamo cuocere per altri 15 minuti. Perfetto, la nostra salsiccia è pronta, andiamo ad impiattare. Come da tradizione, non ci resta che assaggiare. Ottimo, davvero ottimo. Perfetto, ora con questo secondo semplice ma gustoso vi lascio. Noi ci vediamo sempre alla prossima ricetta. Ciao!